가만히 아래 페이지에 Allora, abbiamo deciso in questa fiera di Gaia di invitare Don Albino Bizzotto, che voi tutti avete visto ultimamente anche spesso su Rai 3, perché il tema delle grandi opere è un tema drammatico nel Veneto in particolare e in Lombardia, perché l'invasione autostradale è una cosa drammatica, perché ogni giorno se ne scopre una di nuova. E Don Albino ha reagito, era il 16 di agosto, ha detto: io faccio una protesta, ed ha fatto un digiuno, è partito con un digiuno. Questo digiuno si è moltiplicato, perché dopo qualche giorno a lui si sono associate via via delle persone che hanno fatto un giorno, due giorni, tre giorni, e poi sempre di più, fino ad arrivare addirittura a un'intera giunta comunale che ha fatto un digiuno di 12 giorni, dalla sindaca in poi del comune di Marano Vicentino. E poi ancora è in corso in questo momento una specie di staffetta fra varie associazioni in provincia di Padova, di Vicenza, di Venezia, di Rovigo, che fanno digiuni a staffetta. Ma poi c'è una richiesta forte: tutti siamo invitati il prossimo fine settimana a fare due giorni di digiuno. Sembra una pazzia, ma vi assicuro che non è una pazzia, è un momento, adesso lo sentiremo, un momento in cui si dice, senza troppi eccessi, si dice la propria partecipazione a questa rivolta morale. Il 28, che è sabato, a Mestre, alle ore 17, quindi fra una settimana, in quello che è tornato ad essere il Ponte della Campana, cioè l'entrata di Piazza Ferretto, sopra quello che è tornato a essere, sta tornando a essere il nostro fiume, il Marzenego, lì le associazioni che aderiscono, le persone che aderiscono, faranno un'ora di incontro, dove si spiegheranno i motivi e saranno invitati tutti a partecipare, una specie di agape, come abbiamo fatto l'anno scorso in Piazza Ferretto per quattro sabati successivi. Sarà sabato prossimo alle ore 17. Fra queste associazioni già Amico Albero ha aderito, Eco Istituto ha aderito, abbiamo chiesto a tutte le associazioni che l'anno scorso, 47, hanno fatto le iniziative contro il PAT, quindi contro la cementificazione di Tessera, contro, cioè, il quadrante Tessera, e soprattutto poi la stazione dell'alta velocità, 8 km sotto Mestre, un disastro per arrivare all'aeroporto, contro la sublagunare, e per, non solo contro, per una città che sia a misura di bambini, a misura di donne, a misura di persone, a misura di anziani e non a misura di speculatori edilizi. Leggi Piero Cardin, quello lì di Treviso che si fa chiamare Cardin e che voleva fare la più grande delle speculazioni, che gliel'abbiamo tagliata ed è crollata come un castello di sabbia. Ma non è l'unico, ci sono vari personaggi che su questa città hanno le sgrinfie, le unghie molto forti, un certo architetto che comincia con la C, che dovunque vai vedi i suoi lavori e dovunque capisci che c'è un suo cointeressamento. Ebbene, questa cosa deve continuare e siamo tutti invitati a partecipare sabato 28 prossimo alle ore 17 all'entrata di Piazza Ferretto. Prima di Albino sentiamo Roberta Vasselli, che oltre a essere una attiva nel gruppo di Amico Albero e anche nel gruppo di Forte Marghera Stella d'Acqua, è anche una poetessa, non per scherzo, perché ha già un paio di libri pubblicati, se non sbaglio, e le abbiamo chiesto
Ma tu sei capace di scrivere una poesia sul digiuno? Perché non si fa così di solito, ma invece con Roberta si fa così. E lei dopo 5 minuti te l'ha già scritta. Forse non 5 minuti stavolta, ci ha pensato forse 10. Ecco, 5. E perciò a lei la parola e poi Don Albino. Grazie, grazie della presentazione nobile di Michele e grazie a Don appunto Albino. Il digiuno di Don Albino contro le grandi opere nel Veneto. Digiuno per non morire di scempi, avanzi e disavanzi territoriali. Terra rimestata, imbrogliata da compiacenze, scadute in cemento desertificato. Oh, digiuno sì, contro il mondo degli sprechi, degli spreconi, contro l'orco del commercio commerciale, contro la mano assassina territoriale. L'erba sottile tagliata invano da corruzione incivile, ampie zolle di terra divorate, portate via oltre il silenzio di chi tace e acconsente. Ma chi ha taciuto non tacerà per sempre. Rimettete ai vostri peccatori l'esilio e la frustrazione, la tentazione cade in vano, si riporta il sole, il sorriso, il fiore, il fiordaliso. Sulle terre di nessuno Ulisse, il mendicante travestito, grida vendetta contro i proci. Anche se sono molti, non sono troppi, puoi combatterli. La debolezza mascherata è la forza per la vittoria. Grazie. Grazie a voi. Era una cosa che non aspettavo, quindi molto gradita, è una sorpresa. Buonasera a tutte e a tutti intanto. Lo sapete che io chiedo, lo so che c'è tanto rumore, ma io non l'ho sentito buonasera. Buonasera. Oh, adesso l'ho sentito. No, vi ringrazio perché io non lo so cosa pensiate voi altri, però in questo periodo qui il desiderio più normale delle persone che sono preoccupate di, da una parte, trovare delle soluzioni alle difficoltà anche quotidiane di molte famiglie che sono entrate in crisi, ma in crisi pesante, ma dall'altra parte anche non accettare più un sistema che il pianeta non riesce più a tenere. Il motivo più grosso del digiuno mio è stato anche quello che avviene sul territorio, sul terreno qui locale, ma il motivo principale è stato la condizione, la realtà, le notizie che arrivano da ormai da alcuni anni, ma le notizie che quest'anno è avvenuta il 20 agosto, ma che avevo già ricevuto da Leonardo Boffa e altri, che il pianeta proprio non ce la fa, è proprio in grave difficoltà. Allora, siccome ci viviamo, siccome abbiamo una storia alle spalle che è fondata sulla terra o per un motivo o per l'altro, abbiamo tutti motivo per sapere che veniamo da quella parte là, e vedere che con le nostre mani distruggiamo le possibilità di vita e che il pianeta proprio non ce la fa più. Ah, è troppo forte? Ah, va bene. E che il pianeta proprio non ce la fa più. Mi sono deciso, va bene, ma andava meglio prima, cosa ti pareva? Vabbè, no, non cado, no, signora, se lo salto, no, non è un problema. Allora, no, stia tranquilla, signora. Allora, era da tempo che macinavo un po' questa cosa, alla quale però si aggiungono le cosiddette grandi opere, che non sono grandi, sono opere cattive, sono opere sporche, ma non sono grandi. Ma sono chiamate così perché con Radio Cooperativa ho una dimestichezza con molti comitati e devo dire che da anni ormai sto seguendo le attività sul territorio e attività che sono straordinarie e comitati che ci rimettono tempo, competenze, soldi per fare quello che devono fare e certamente non sono interessi privati. In compenso le grandi opere sono solo interessi privati, nessuno ha preso le decisioni con la partecipazione della gente e facendo vedere che quello che viene fatto per tutta la comunità. Bravo,
Allora, di fronte a questi due dati mi sono domandato, ma perché non fare un gesto che in qualche modo ponga il problema e lo ponga chiedendo aiuto? Vedete, il digiuno crea debolezza, una grande debolezza fisica, e allora la persona non è nella condizione di sparare o di, deve soltanto chiedere aiuto. E questo è l'atteggiamento per me più produttivo, quando c'è un qualche cosa che da una parte, il digiuno da una parte è l'interruzione di un qualche cosa di necessario. Non si può non mangiare, non è naturale, non è normale non mangiare. E si interrompe un qualche cosa di proprio di necessario, perché esprime una solidarietà su un'altra situazione per la quale non si hanno soluzioni immediate e non si vedono strade se non domandando aiuto agli altri. Questo dato per me è stato importante sia a Vicenza, ricordo, non so se vi ricordate, quando mettevano giù quei pali da 20 metri, pali fabbricati a Monselice, sembra una nemesi storica. E io sapevo che non potevo farci niente, c'era stato il 4 luglio, quella manifestazione è andata male, costruita anche male, per cui la gente era molto molto scoraggiata, e mi sono messo là sapendo di perdere. Però se una cosa è giusta, anche se si perde, dobbiamo farla oppure no? Vedete, con la mentalità che se si ha risultato, se ha successo, si fa le cose, allora non si deve fare. Ma se si pensa che quando si vuol bene, anche se si perde, si dice esattamente quello che a noi sembra giusto proprio perché si vuol bene, io allora quella volta ho fatto digiuno ed è stata una rivelazione per tante persone, è stato un riprendere fiato insieme. Questa volta è stata una sorpresa per me, perché l'ho fatto la sera, ho cominciato la sera di Ferragosto. Proprio perché, vedete, a settembre anche i comitati, come tutte le altre istituzioni, si danno a fare parecchie attività, perché agosto è un tempo abbastanza morto da un punto di vista di attività e di presenza delle persone. L'ho fatto per non intralciare le attività dei comitati, ma una piccola malizia ce l'ho anch'io, ad agosto non ci sono tante notizie per i giornalisti, perché un po' tutto si ferma. Se uno fa qualche cosa di non normale, è facile che abbia anche la notizia. Questa malizia ce l'ho avuta, che non crediate che sia un santo. Ed è stato così poi, ed è stato proprio così. Quello che però è stato bello per me è stato, io il digiuno non chiederò mai ad un'altra persona, per cortesia tu devi digiunare, non lo chiederò mai. È una cosa non naturale, è una cosa che non è normale. E allora non chiederò a nessuno, nel testo che ho dato ho detto mi metto a digiunare, non chiedo solidarietà personale, ognuno vada avanti. Però la cosa bella è stata che appena ho cominciato delle persone a dire beh, stiamo qua anche noi insieme con te, e durante la giornata digiunavano con me. L'altra cosa straordinaria che non mi aspettavo è che mi è arrivata questa sindaca di Marano Vicentino, la Piera Moro, che mi dice non solo che subito è venuta come sindaco a dirmi che era proprio d'accordo sulla motivazione per cui digiunavo, e due giorni dopo mi telefona e mi dice quando tu smetti partiamo noi con tutta la giunta. Che un'istituzione si ponga in questo modo dentro la cosa mi ha molto incoraggiato, mi ha dato. E poi è partita una cosa spontanea di tante persone che hanno detto ci mettiamo anche noi altri. Ed è nato, e se voi andate nel sito dei Beati, è nata una serie di persone, una catena, una staffetta di persone che hanno deciso di digiunare là dove ci sono i problemi. A Verona, all'Alto Vicentino, oltre che a Marano Vicentino anche a l'atto dove voglio fare il golf, adesso non mi ricordo tutta la memoria che va a spazi. E allora abbiamo accettato questo modo e abbiamo indetto per sabato e domenica prossimi un rapporto con tutti i comitati, e facciamo un digiuno che abbia da coinvolgere tutta la regione.
è un messaggio rivolto alla gente, alla popolazione per informare sulla situazione, ma è un messaggio rivolto anche alle istituzioni. E pensiamo allora di corredare poi, probabilmente, io non do niente per certo, perché costruire le cose si fa fatica non soltanto a livello istituzionale ma anche a livello di movimento, ma si pensa da una parte di essere presenti alla giunta regionale e al consiglio regionale, e dall'altra parte anche una manifestazione a Venezia, un po' come quella che è avvenuta ieri con le grandi navi. Niente buttarsi in mare, niente buttarsi nei canali perché è più freddo, quindi no, quello no assolutamente, però è stato bello ieri perché finalmente le grandi navi sono diventate problema internazionale oltre che nazionale. Questo è molto bello, questo è molto bello. E vorremmo allora tentare di recuperare questo anche su questi due versanti. Sentite, vi cito soltanto due cose. Con la prima, io insisterei sulla Terra e sul pianeta. Siccome il problema però riguarda tutta l'umanità, riguarda tutti gli stati, nessuno lo prende sul serio, ma il fatto che rimaniamo indifferenti e che non facciamo niente, la situazione non è mica meno grave. Io questo lo sento come necessità. C'è Leonardo Boff che fa un accostamento, è andato alla teologia, al congresso della teologia liberazione, ai preti che del Brasile che erano impegnati nella teologia liberazione, cioè scegliere i poveri perché non abbiano da rimanere nella povertà. Ed hanno detto: noi parliamo tanto di poveri, abbiamo avuto nel nostro DNA questo impegno, ma dice, se vogliamo parlare di poveri, guardate che il più povero di tutti, quello bistrattato, quello oppresso, quello che non ce la fa più, è il pianeta Terra. Se vogliamo prendere sul serio, e allora lì mi è venuta un'idea, perché è vero, anche noi altri abbiamo slegato la Terra dalla creazione. Le relazioni noi le stabiliamo principalmente a livello di piante, di animali e di persone. Proviamo a tirar via la Terra. La Terra non è un oggetto, non è una miniera, non è una discarica, non è il luogo dove noi possiamo fare, non è area fabbricabile. La Terra è l'organismo vivente che dà gli elementi e la possibilità a tutti gli altri esseri viventi di farsela, e la Terra non ce la fa più. Il 20 agosto di quest'anno è stato pubblicizzato abbastanza, la Terra ha consumato tutte le energie che aveva a disposizione per arrivare fino al 31 dicembre. 4 mesi e 11 giorni dobbiamo rubarli, perché è esausta, con il guaio che ci saranno delle conseguenze. C'è Boff che fa un'analisi molto, molto semplice ma interessante, e ve la leggo anche. Ci troviamo di fronte a una svolta nella storia del pianeta, in un momento in cui l'umanità deve scegliere il suo futuro. Questa è la carta della Terra. La scelta sta a noi: o creiamo un'alleanza globale per proteggere la Terra e occuparci gli uni degli altri, oppure restiamo la distruzione, la nostra e quella della diversità della vita. Le due principali fonti della distruzione sono la macchina di morte della tecnoscienza, bombe atomiche, bombe batteriologiche, chimiche. L'avete sentita ieri la notizia, 1961, gennaio 1961, cade un aereo con due bombe atomiche e se potevano saltare le città degli Stati Uniti. Soltanto perché l'ultimo cosa per prima dello scoppio non ha funzionato, la New York e gli Stati Uniti sono stati salvati. Allora a questi livelli qua io credo che dobbiamo fare una riflessione. Ad Aviano vengono riammodernate le B-61 perché possono andare bene per gli F-35. Allora possiamo impegnarci e continuare a lavorare contro il nucleare a tutti i livelli. Su Fukushima stamattina qualcuno mi ha aggiornato e mi ha detto che le cose vanno malissimo. Chernobyl non è ancora risolto, è un impegno
che possiamo mollare e lasciar perdere. L'altro modo di distruggere il caos che abbiamo creato nel sistema Terra e che si manifesta attraverso il riscaldamento globale. Negli ultimi 5 anni si sta registrando non solo il disgelo delle calotte polari, ma anche lo scioglimento del permafrost, il suolo perennemente ghiacciato del Canada e della Russia, con l'emissione in atmosfera di milioni di tonnellate di metano, che è 23 volte più dannoso dell'anidride carbonica per l'effetto serra. L'ossido nitroso liberato di fertilizzanti è 40 volte più distruttivo, secondo l'ultimo rapporto ONU di valutazione degli ecosistemi del millennio, dei 24 elementi che sono fondamentali per la vita, 15 registrano un elevato grado di degenerazione. Il pianeta è esausto, la madre Terra ha raggiunto i limiti di sopportazione. Allora, questa notizia rimane notizia finché non la prendiamo sul serio. E l'altro elemento è: siamo in emergenza. Questi sono i due dati, anche sulla regione io ho portato i dati. Il Veneto ha perso il 21,5% del terreno coltivabile in 20 anni, abbiamo tolto terreno, abbiamo tolto suolo coltivabile alla media di 38 ettari al giorno in Veneto, abbiamo distrutto campagne fertili proprio con la cementificazione. Veneto e Lombardia sono le due regioni più cementificate d'Italia. E quello che è peggio, quello che a me fa paura è questo. Ormai di questo siamo tutti coscienti, lo sono coscienti anche i consiglieri e quelli della giunta regionale, tutti siamo coscienti. Il problema è che non accettiamo l'emergenza. Allora, l'emergenza terra non interessa a nessuno perché appartiene a tutti. L'emergenza regione e l'emergenza terreno coltivabile della regione come punto critico. Adesso d'ora in poi faremo meglio, ma intanto andiamo avanti con quello che abbiamo deciso, cioè non si vuole riconoscere che quello deciso non va bene, e quello che è peggio è che è in arrivo una colata di cemento e asfalto mostruosa. Pensate, solo adesso 35 progetti di strade e autostrade, 35 progetti, 7 plessi ospedalieri, di cui quello di Padova è capofila con più di 1 miliardo di impegno, di 3 progetti marittimi e tutto in project financing. Ieri anche hanno tirato fuori di nuovo il progetto alla Venezia Monaco, ieri. Allora, uno si interroga e dice: ma questi fanno le promesse, dicono che è ora di restituire la coltivabilità al suolo e non continuare a toglierla. Di fatto però si procede. Come possiamo fare? Non è riconosciuta emergenza, quella è la mia sensazione, può darsi che sbagli, ma non è riconosciuta emergenza, vuol dire che si va avanti ordinariamente. Se succede questo, non solo abbiamo un Veneto ferito adesso, ma il Veneto non sarà più quello che possiamo. E guardate che è importante, perché l'impronta ecologica che noi abbiamo in questo momento è di 8,43 ettari per abitante all'anno. Vuol dire che per vivere con il metodo con cui stiamo vivendo, il benessere che abbiamo, noi consumiamo l'attività di 8,43 per anno per persona in Veneto. La media italiana è di 6 ettari. Il Veneto però, come capacità di tenuta come regione, ha 1,62 ettari pro capite anno. Questa è l'impronta ecologica. Siamo con un deficit di 4 erotti ettari. Fino a questo momento abbiamo comprato le robe altrove, ma con l'avvento di Cina, India, Brasile, Sudafrica ed altri, la torta non è raddoppiata, la torta è quella. Non possiamo pensare di moltiplicarla, è limitata. Dove andremo a comprare? Dove finiremo? La domanda è: ma pensiamo che la vita, che il nostro modo di procedere possa continuare con questo sistema? Questo sistema è già morto, è già morto. Non siamo più come 10-15 anni fa, non siamo più.
i progetti che vengono fatti sono stati fatti 20 anni fa e si continua ad andare avanti. Allora io vorrei sollecitare con voi prima di tutto un'informazione, cioè io non ho nessuna rivendicazione, nessuna pretesa e nessuna voglia di mettere su una qualche cosa per far vedere che sono qualcuno, no. Io voglio informare la gente perché prendiamo coscienza che è importante non sprecare le risorse che abbiamo, è importante servire la vita, non siamo stati creati per fare diventare ricchi o per fare diventare ricco qualche altro, siamo stati creati per vivere insieme, non diventare ricchi. Guardate che questo è il problema, è il Veneto che si sta costruendo solo per ricchi, perché da Mestre a Trento non si potrà andare se non pagando, non ci sarà nessuna strada da poter percorrere con l'auto senza pagare, si pagherà tutto e non ci sarà più la sanità, ci sarà la struttura dell'ospedale bellissima, ma è saltata la sanità, intanto è sempre più privato, non vi accorgete, dobbiamo pagare sempre di più per avere le cure. Io l'altro giorno sono scattato sulla sedia, mi è venuta una mamma, un bambino fino a 6 anni è tagliato, non paga il ticket, al 7° anno deve pagare il ticket, mi arriva, è andato all'ospedale con una bambina che ha bisogno urgente, è andato all'ospedale e il medico le ha fatto fare le analisi, 56 euro per le analisi più 13 euro per le analisi delle urine. E questa mi ha detto, ma io non lavoro, mio marito non lavora, io non ho soldi, cosa devo fare? E la bambina ha bisogno reale. Voi capite, io mi sono arrabbiato e poi ho fatto in modo che andasse in pronto soccorso e che al pronto soccorso però venisse accettata, perché anche quello succede poi. E allora, ma voglio dire, ci troviamo di fronte a situazioni che sono sempre peggiori per i più poveri. E allora io ho queste due o tre idee. La prima, non partiamo dalle opere per affrontare la crisi, partiamo dalle persone, non partiamo dal budget dei servizi sociali, partiamo dalle condizioni delle persone, dei bisogni per adeguare i servizi sociali. Non partiamo dalla volontà di privati di garantire i loro interessi per 30 anni indebitando i bambini che nascono, ma indebitandoli sodo. Si parla di 60 miliardi, tutto compreso. Ma che cosa possiamo fare ai bambini che nascono? Pagare debiti per gli interessi di privati? Guardate che questo è il problema. È un falso debito pubblico quello che si fa col project financing. Praticamente I privati impongono l'opera, l'istituzione fa l'opera pubblica e noi siamo impegnati a pagarla, perché se i flussi delle macchine per l'autostrada pedemontana non saranno di 35.000 al giorno, come sarà, perché ormai il trend è chiaro, allora la regione ogni anno rifonde, il che significa che i cittadini pagano. Io credo che dobbiamo recuperare invece un senso diverso delle opere pubbliche e un senso diverso anche, lo dico perché a Pordenone hanno fermato l'ospedale adesso, il project financing, l'altro giorno ho sentito che il Consiglio regionale ha fermato anche qui a vicino a Noale, anche lì un'altra opera che era stata decisa dalla giunta regionale. Allora, segnali ce ne sono, il problema è recuperare questa partecipazione e recuperare questo senso della, non so come dirlo, ma non possiamo ancora pestare la terra, distruggere, inquinare e speculare soltanto per gli interessi dei privati. E guardate che i privati si buttano a corpo morto con tutti gli inceneritori o d'altro, e quando vengono a dirmi, perché questo è il problema reale e ho finito, quando vengono a dirmi che il problema del lavoro è il problema nodale, io sono proprio d'accordo e siamo in difficoltà sul problema lavoro, però abbiamo, chi mi ha preso sulle carte, mi dia un attimo soltanto, ve la leggo perché è troppo bella e questa me l'ha passata Michele. Quando parlano di lavoro e il lavoro ai giovani e togliere le tasse perché si facciano lavorare i giovani, ma lavorare
per produrre che cosa? Per produrre per chi? Per fare che cosa è per la società? Perché questa è la domanda che abbiamo. Perché se devo lavorare per rendere ricco qualcuno, per distruggere l'ambiente, per rendere peggiori le condizioni di vita generali, io no, non ci sto, neanche se sono giovani. Non possiamo accettare di mettere contro lavoro, contro salute, non possiamo accettare questa equazione. Se vuoi lavorare, tu devi lavorare contro la salute della gente, ma ci manca altro. Queste esperienze che abbiamo sulla pelle, che costano caro a tutti, non possiamo accettarle, perché qui peggio va, più costa, più abbiamo prodotto interno lordo, più timori ci sono, più prodotto interno lordo c'è. Non ci sto mica io con questa equazione qua, la crescita, ma quale crescita di cosa? Il pianeta non ce la fa più, guardate che questa crisi non è una crisi strutturale, non è una crisi di soldi, è crisi antropica, è crisi che il pianeta non ha più la forza di sostenere il peso che ci buttiamo sopra. E allora dobbiamo aiutarci a rivedere il nostro sistema di vita quotidiano e a rivedere anche il nostro modo di operare, perché non vogliamo lavorare per mettere in sicurezza l'acqua. La sindaco di Marano Vicentino, lì nella sua zona, ha la discarica di Vianelle, la più grande discarica del Veneto, sotto c'è il più grande lago d'Europa di acqua potabile che sta servendo in questo momento 800.000 persone del Veneto, da Vicenza fino a Padova e oltre. Ma volete che mettiamo a repentaglio, per interessi di qualcuno, mettiamo a repentaglio l'acqua potabile per 800.000 persone? Ma non è un delitto questo, non è un delitto questo, per questo ha fatto il digiuno. E allora per anche sul lavoro, ve lo leggo questo, a proposito dei rifiuti. Sui rifiuti tutti si buttano e ne fanno in mezzo ai campi dappertutto. Allora, occupazione nel settore rifiuti, lo leggo. A parità di rifiuti trattati, normalmente si dice che ad ogni posto di lavoro creato con discariche o inceneritori ne corrispondono 15 se i rifiuti vengono selezionati e riciclati. Ma uno studio fatto da Roberto Cavallo del Piemonte, relativo a tutta l'Italia, arriva a questo risultato. Con 1 miliardo di euro di investimento in raccolta differenziata spinta, quindi raccolta porta a porta e riciclo, per coprire, dunque, si creano circa, con 1 miliardo, 200.000 posti di lavoro. Per gestire la stessa quantità di rifiuti e di utenti con l'incenerimento costa 15 miliardi di euro con 3.000 occupati. Non so se avete notato, 1 miliardo di euro, 200.000 occupati, 15 miliardi di euro, 3.000 occupati. A chi va? A chi va tutto quello che viene preso di soldi? Quindi, a fronte di 200.000 occupati da un investimento in riciclo di 1 miliardo, ogni miliardo investito in incenerimento ne crea solo 200. Il rapporto è da 1 a 1000. Ecco allora la parte su Ponte delle Alpi, con informazione continua, l'estensione delle tipologie materiali raccolti porta a porta nella stazione ecologica, l'entusiasmo dell'assessore grazie anche all'impianto di Vedelago di Carla Poli, supera quota 90% di riciclo e la quantità che va in discarica è quasi nulla. 30 kg per abitante all'anno. Il costo dello smaltimento dei rifiuti in discarica è crollato da 475.000 euro anno del vecchio sistema agli attuali 40.000, è calato di 10 volte. Di conseguenza, occupazione quasi triplicata da 5 a 13 operai e tariffa abbassata con la soddisfazione dei cittadini. Io credo che ci sia un lavoro stabile e diffuso per mantenere l'ambiente, per mettere in sicurezza l'acqua, per rendere l'occupazione, scusatemi, per rendere anche il Veneto non una regione da passare di corsa con l'alta velocità, da non fermarsi con tutte le barriere, con l'inquinamento e scappare via immediatamente, ma come si fa ad Assisi, come si fa
nelle altre città del Medioevo che sono nel centro Italia, nelle Marche. Quanto è bella Assisi, e diciamo, ma guarda che bravi sono stati, ed è fonte di turismo, e che turismo, e quanto bravi sono stati a conservarla così com'era, tenendola bene così. Ma mi dite perché stiamo distruggendo la realtà artistica e naturalistica del Veneto, che è straordinaria come regione, dove è bene. E per andare a fare il turismo non occorre avere la superstrada e neanche l'autostrada, ci vuole la stradina, ci vuole il luogo dove ci si ferma, ci si vuole il luogo dove c'è l'angolo particolare, ci vuole una località dove si sta bene, fermi là. Questo è il turismo più bello che potremmo avere, e allora Venezia potrebbe diventare l'elemento. Volevo finire un'ultima cosa: i comitati, guardate che sono le sentinelle, hanno competenze, hanno anche proposte di alternative, sempre, sempre. Non ho mai visto un comitato che dice no e basta. Certo che dice no a queste scelte, lo dico perché è tempo che abbiamo da recuperare questa fiducia anche fra di noi. E sapere che quando di mezzo ci sono tanti soldi, non sono quelli dei comitati e non sono degli affari dei comitati. E allora proviamo a vedere se è possibile redistribuire il reddito e anche l'impegno e anche la possibilità di un territorio diverso e più rispettato e più coltivabile a servizio della vita e non degli interessi di qualcuno. Io vi domando scusa, ho fatto un po' troppo lungo, ma spero che abbiate capito. La terra, la regione e poi le modalità con cui avere un lavoro stabile e diffuso per tutte le persone. Io non so come andranno le cose, non lo so, ma mi auguro di fare delle scelte, di essere io a scegliere per il bene della terra e per il futuro di tutta l'umanità, piuttosto che trovarmi a imprecare e bestemmiare perché mi tocca fare delle scelte che prima non c'erano, perché così come stanno le cose non possiamo più continuare ad andare avanti, non possiamo. Il Veneto è in deficit ecologico grave. Io non credo che potremo soltanto pretendere di avere un benessere a discapito della vita degli altri. E allora bisogna che accettiamo o di scegliere di vivere diversamente, di costruire comunità diverse, oppure accettare perché o sponte o spinte cambiare bisogna. Grazie. Don Albino ha ricordato che sabato e domenica prossima tutto il Veneto è chiamato a due giornate di digiuno, che è un digiuno di purificazione e di protesta assieme. È un digiuno di tipo spirituale, ma anche di tipo di lotta. È una lotta non violenta, come quelli che ieri sono andati in acqua nuotando, una lotta non violenta che indebolisce la persona ma rafforza le nostre idee, il nostro movimento. L'appuntamento è per sabato 28 alle ore 17 all'entrata di Piazza Ferretto. Ripeto, lo chiameremo d'ora in poi Ponte della Campana di nuovo. C'era una campana lì, c'è la farmacia La Campana, che è rimasto il nome anche se la chiamano col cognome della farmacista, ma si può tornare a chiamarla così. E quindi questo impegno per tutti, per non dire poi ma io non sapevo, ma mi hanno fatto l'autostrada e non me ne sono accorto. No, bisogna alzare le orecchie, bisogna aprire gli occhi e bisogna reagire. Quando Albino ha detto c'è sempre un sì, sulla Val Sugana hanno fatto persino un progetto alternativo rispetto allo scasso. Noi con l'Eco Istituto, rispetto all'alta velocità da Verona a Padova, abbiamo fatto un progetto alternativo ed è stato fatto proprio da 20 comuni e hanno impedito di scassare colli iberici e colli euganei perché andavano dritti con l'alta velocità. Invece così, se la faranno, dovranno andare in quadruplicamento della linea attuale, quello che abbiamo fatto grazie a Carlo Giacomini e ad altri urbanisti che hanno lavorato gratis e d'amore dei per l'ambiente. Quindi diamoci da fare. Noi adesso concludiamo questa bellissima fiera che per fortuna il contratto con San Pietro è andato a buon fine fino alla fine, perché noi siamo molto legati ai contratti e si conclude in bellezza con il prossimo spettacolo teatrale
si fa lì in mezzo dove c'è Roberto Cagnelli che adesso ha il suo magnifico, come si chiama Roberto, il tuo? Ciclotta. La sua ciclotta, e portiamo ognuno la propria sedia e la mettiamo a cerchio e in mezzo verrà fatto lo spettacolo. Storie di noi tanti con Betty Andriolo, Linda Bobbo che sono lì, che vedete si stanno preparando, e la chitarra di Adriano Farigliosi, scritto da Antonella Saccarola che è qui e che inviterei sul palco a dire una parola per spiegare, così capite che stiamo veramente facendo oggi una fiera eccezionale. Avete visto prima lo spettacolo, non parliamo di Don Albino che si spiega da solo, e adesso vediamo con Antonella Saccarola, l'autrice non solo di questo spettacolo, che cosa ci aspetta lì in mezzo all'erba. Buonasera. Che cosa ci può essere dopo le parole profonde e importanti di Don Albino? E gli organizzatori hanno pensato di mettere appunto uno spettacolo che si chiama Storie di noi tanti, ed è praticamente la ricostruzione attraverso dei racconti di tante persone della storia di Marghera, praticamente di come è cambiato il territorio con l'arrivo delle grandi fabbriche. E questo, quindi le parole direi di Don Bizzotto, di Don Albino, si collegano a questa cosa, perché sotto di questo c'è il profondo amore per il territorio, per questo territorio. E ecco, diciamo, che cosa mi ha spinto a scrivere un testo appunto di questo tipo. Diciamo che per tanto tempo io ho sempre vissuto a Marghera e praticamente mi sono accorta di aver vissuto in una specie di sospensione, cioè come se fosse un quartiere dormitorio. E questo a un certo punto ho detto, ma perché, cioè, cosa si può fare, come posso fare per conoscere meglio questo territorio e questo posto, insomma il mio quartiere. Mi capitava di vedere a volte delle epigrafi e di, ma questo chi è? Magari era vissuto lì una vita e io non sapevo neanche chi era, cosa faceva, da dove veniva, come è morto, come è vissuto, in cosa credeva, eccetera. Ecco, e quindi partendo proprio da questa, poi c'è stato anche veramente anche un'altra cosa che mi ha fatto scatenare un po' di adrenalina su questa cosa, quindi prima un bisogno interno e poi anche l'incendio che c'è stato alla Dow Chemicals, ve lo ricordate? Ecco, anche quello mi ha, insomma, c'è stata un po' una riflessione dovuta anche alla paura, al rischio effettivo che c'è stato, insomma, per noi, per questa città. E quindi di conoscere meglio. Allora, come fare per conoscere meglio? Sono partita da alcune, cioè dalla mia genealogia e dalla genealogia di Linda Bobbo, con la quale appunto condivido un'amicizia e anche un amore artistico. E praticamente sono partita dalle storie di mia mamma e della sua. E le abbiamo unite e poi appunto attraverso delle interviste montate praticamente con altre, attraverso un montaggio, insomma, poi vedrete, che parte proprio da quando siamo arrivati qua, perché studiando un po' la storia di Marghera ci si accorge che dopo una generazione tutti vengono da altre parti. E quindi non c'è quello di Marghera, cioè l'indigeno, praticamente l'indigena è rarissimo, perché ci si accorge che c'è gente che è venuta dal sud, gente che è venuta dalla Sardegna, eccetera eccetera, dalla montagna, e insomma provate anche voi a fare questo gioco, insomma, a vedere, e vi accorgerete che è. Ecco, vedo che sono pronti appunto, e quindi vi invito a mettere le sedie a cerchio e ad ascoltare queste storie. Grazie. Antonio, aiutaci con qualche di una di queste sedie da tre.